buongiorno a tutti, a tutto il mondo motociclistico, a tutti gli appassionati, a tutti quelli che domenica mi daranno il piacere di venire qui a Giardini Naxos, al Lido di Naxos, al Lido delle Sabbie Toro, quindi nell'anfiteatro del porto, con la spettacolare vista di Taormina, giardini dell'Etna e della Calabria. Quindi un grazie veramente, perché vi aspettiamo calorosamente tutti, in quanto se non ci sono tantissime persone, tantissima gente in un evento, non lo si può chiamare tale. Quindi le previsioni meteo sono fantastiche, il mare non porta mareggiate come l'anno scorso che ci siamo autosuicidati, ma quest'anno dovrebbe essere proprio tutto all'insegna della normalità, della professionalità. Cerchiamo di mettere tutto l'impegno, come ben vedete sono qui con i miei ragazzi, quindi, e con tutti gli altri ragazzi che ci aiutano. Quindi speriamo di arrivare al sabato nel migliore dei modi e di poter offrire alla Sicilia, che veramente se lo merita, uno spettacolo motoristico di alta elevatura. Quindi un in bocca al lupo a tutti quanti, compreso noi, e andiamo avanti. Finalmente siamo arrivati anche in Sicilia per l'ultima prova del Supermare Cross. Guardate che location. È solo mercoledì, la pista si sta già formando. Penso che fra stasera e domani sarà terminata. Guardate che visuale qua, la baia del Giardini Naxos, Taormina, Porticciolo, fantastico posto. Una location per una grande finale. Ora andiamo a fare anche il bagno, abbiamo deciso, perché ci sono 25 gradi e merita un bagnetto tutto lo staff di FX Action. Ci vediamo presto. Buongiorno a tutti, rieccoci qua a Giardini Naxos per l'ultima prova dell'internazionale su sabbia di Supermare Cross, organizzata dal Motoclub Taormina e dal mitico presidente Marco Mainardi, che come sempre mette tutto il suo impegno e tutte le sue forze, compresi i tre figli che sono qui in spiaggia con noi, a sistemare la pista, che sarà pronta già sabato per le prime prove e per le gare dei veteran e gli amatori. Domenica ci sarà questa finalissima di campionato italiano, una lotta ai piloti, con i piloti di vertice per le prime posizioni ancora da stabilire, con Bertuccelli, Maddi, Mancuso, i protagonisti sicuramente di questa finale. Per il resto speriamo che altri piloti siciliani come me vengano qui a Giardini a correre, e che saranno numerosi, e sperando di avere una bella giornata come questa, di avere molto pubblico e di fare spettacolo per tutti. Ecco, speriamo così, e in bocca al lupo a Mainardi, al Motoclub Taormina come sempre, e domenica sera si vedrà il vincitore di questo grande campionato su sabbia. Un saluto a tutti e vi aspetto sabato e domenica qui sulla bellissima spiaggia di Giardini Naxos. Numerosi, venite e vi divertirete sicuramente.